Mario. Se ti va, ti posso raggiungere e mangiamo qualcosa insieme? Rispondi. Ma chi sei tu? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Non vedo l'ora di vedere il tuo sorriso luminoso. Ti mando messaggio con la J di Famice. Che cazzo fai? Sicuramente Federico starà cagando. Nello stesso momento sta scrivendo il messaggio. Ecco perché sbaglia a scrivere il messaggio. Faccetta triste. Ma stai tranquilla, ora sto bene. Faccetta con occhiolino di me. Che manca l'acqua. Secondo te, se mi metto tanto deodorante, riesco a coprire la puzza di sudore? No, vattene a f***o, Federico, ah. Perché io ho troppa paura. Mentre tu, che sei laureata in psicologia, sai come catturarli. E certo, perché in psicologia ti spiegano proprio come catturarli. Cioè, la psicologia non è altro che come catturare i topi di fogna grandi quanto conigli. È normale, certo. È quella la materia per catturare i topi di fogna, la psicologia, capito? Perché psicologicamente ti metti nella mente del topo di fogna e cerchi di catturarlo nel miglior modo possibile. Valentina, sono troppo emozionato e credo di aver mangiato troppi dolci. Ma sai che quando mi emoziono mi abbuffo, però ho mangiato anche la cipolla fritta. Gliela compriamo qualche virgola a Federico, dai, facciamo una colletta, dai, un euro a virgola. Federico, per ogni virgola che metti ti regalo un euro, giuro. Federico, non so come dirtelo, porta i fazzoletti. Federico, non mi dire che ti sei cagato di nuovo addosso, perché questo è il cormo. 3 episodi e tutte e 3 volte ti sei cagato addosso? Non me lo dire, Federico, non me lo dire. Perché ho mal di pancia e devo andare in bagno. Ecco, lo sapevo. Devo andare in bagno. Ogni volta deve cagare questo qui. Ma io dico, ma Federico, ma mettiti un tappo nel culo, Federico. Basta, sono già fuori. Smettila di mandarmi messaggi. Non mi interessi. In che lingua devo dirtelo? Bella, sempre diretta, Valentina. Gli devi dire no. Cioè, ha tappato anche il cesso, Federico. Ma cosa caghi, Federico? Le navi da crociera caghi, Federico. Ma caga 20 metri di là. È normale che tappa il cesso. Che poi, tra l'altro, era il cesso del bar, Federico. Il barista dovrà pagare miliardi per stapparlo. Cioè, in pratica, gli ha bloccato l'attività al barista. Quel bagno sarà inagibile per i prossimi 20 anni. Valentina, sono sempre io, Federico. Sento degli strani rumori come fuochi d'artificio che provengono dal bagno di casa mia. Secondo te può essere il conte Dracula? No, è la tua mente malata, Federico. Ti fa sentire rumori strani, non ci fare caso. Mi sto facendo la cacca addosso per la paura. Un'altra volta la cacca addosso, Federico. Già è la seconda volta in questa puntata, eh? Posso capire che ti caghi addosso almeno una volta a puntata, ma non 2 volte. 2 volte esageri, Federico. Ti dovresti mettere un tappo al c***o, Federico. Mettiti un tappo al c***o, così evitiamo che ogni puntata ti smerdi. Mi sento strano. Ho sentito mio padre gridare: sei astemio, c***o. Ma in casa siamo solo io e lui. Non so chi sia questo astemio. Federico, astemio, c***o. Non è nome e cognome. Non c'è nessuno che si chiama Astemio e di cognome Astemio sei tu, Valentina, in bagno c'è mio padre. Sono costretto a farla nella cuccia del mio cane. Tu non sei epico, tu sei biblico, Federico. Sei una delle piaghe dell'Egitto. Sei la pioggia di merda che scende dal cielo, Federico. Nel tuo stemma araldico c'è stampata la Federico, col tuo problema di stomaco la merda ti è arrivata nel cervello perché non ragioni completamente. Valentina, che fai? Io sono ancora al centro commerciale e ti penso molto. Federico, noi non ti pensiamo molto, ti pensiamo morto, Federico. Sei come il sole splendente che non si può guardare. Ha detto? Faccetta cuoriciosa. Questo non so se è proprio un complimento. Sei come il sole splendente che non si può guardare. È così brutta Valentina, Federico? Perché se non si può guardare, mi sa che forse è talmente brutta che non la puoi guardare. Mi sa che questa è un'offesa, ma come sempre Federico non se ne rende conto, quindi andiamo avanti. Oh no, Valentina! Cazzo, lo sapevo! Federico ha fatto una stronzata! Subito! Me ne accorgo! No, Valentina! Parte! Corre ad abbracciare! Sì, col cazzo! Ho fatto una figura di cacca in tutti i sensi! Non eri tu! Ho scambiato quella ragazza per te! Federico, ma ti posso dire una cosa? Ma porca... Ma una giusta la fai? Una sola giusta la fai? Federico, fanne una giusta, per cortesia, ti ho trovato, le chiediamo tutti, fanne una giusta. Non mi cercare più, hai perso l'amore che nutrivo per te.
unico parto al mondo. Sei una cosa di incommensurabilmente potente, Federico. Talmente potente che la potenza della testaggine di che hai non riesce a confrontarsi con la tua co***ine. Se gli alieni vengono e vedono a Federico, dicono: ma dove co siamo finiti? Cioè, questa persona non rappresenta nemmeno la razza umana, ammesso che possa chiamarsi persona. Valentina, è un quarto d'ora che giro e rigiro l'assegno, ma niente, i soldi non escono. Però mi è uscito qualcos'altro. Faccetta triste. Grazie per la lettera che di sicuro mi hai mandato tu. Adesso la apro e vediamo quanta poesia c'è nelle tue parole. Valentina, questa è una denuncia. E finalmente uno di loro mi ha dato la cura. Sono pillole e la prima l'ho presa oggi. Bravo Federico, bravo, curati quel c***o che hai. Che hanno, di nuovo Federico, rompiti la testa nel muro, Federico, proprio nello spigolo del muro, messo il Gutalax. Da notare hanno senza H, come al solito Federico, un colpo di mazza a centro di faccia. Detto che devo mangiare in bianco per fermare il mio stomaco, che sembra un vulcano in eruttazione. In eruttazione, Federico? Perché erutti, Federico? Valentina, visto che ci sentiamo da un anno, quella fottacca, Federico, ficcatela nel c***o, quella fottacca, Federico, ho pensato di andare a cena fuori. Bacino! Federico, veramente sclero, se succede qualcosa stai andando da Valentina, non ti presentare i cacati. Parlo come Federico, così forse mi capisce. Oh no, Valentina, minchia, lo sapevo quando Federico dice oh no è successo qualcosa di grave. Conosci quel famoso detto mi sono cagato addosso? Ovvio Federico, lo conosciamo tutti quel famoso detto ti sei cagato addosso, perché solo tu metti in atto questo detto che ti sei cagato addosso. Non conosco nessun'altra persona che fa quello che fai tu, Federico. Dico che è proprio che si caga addosso nel vero senso della parola. Bene, è successo che mi ha... E torna con questo c***o di... Vabbè, stavolta te lo lascio passare, ok? Visto che si parla di cagato addosso, ci sta perfetto. Bloccato la macchina e mi sono cagato addosso per il forte spavento. Ho preso un contenitore più grosso di popcorn. Popcorn, Federico, popcorn! Ma come ti viene in mente popcorn? Popcorn, Federico, popcorn! Come popcorn? Ti va di venire al mare con me e i miei amici? Mi sa che Valentina ti dice di... fammici pensare. Valentina, non ci posso credere! Sono troppo felice! Sei qui anche tu! No, Valentina, perché non rispondo? Forse perché sei quello che continua a rompere le palle con le domande, Federico, ecco perché non rispondi? Federico, devi scrivere perché non rispondi. Valentina, perché non rispondi? No, Valentina, perché non rispondo? Cioè, ti rendi conto della Federico si fa le domande e perché non rispondo alle mie stesse domande? Ma fatti due domande e poi ti dai due risposte tu stesso. Vado a fare il bagno. Vieni, fiorellino bello. Mi sa che il fiorellino bello, Valentina, te lo ficca su per il c***o bello, Federico. Insomma, bello, vabbè. Valentina, puoi venire qui? Sono stato scoperto. Dio santo, è stato scoperto. Valentina, il mio piede è sommerso nella cacca. Valentina, sai, una ragazza ci sta provando con me. Io sono solo tuo. Ma quando mai sei stato solo suo, Federico? Ma quando mai? Ma perché ti fai sti flash mentali? Ma me lo spieghi, Federico? Ma dico una cosa, Federico, ma tu che droga usi? Cioè, tu prima di mandargli un messaggio a Valentina, che droga usi? Mi hanno rubato la macchina. Come cazzo scrivi, Federico? Mi hanno senza l'H rubato? Ma perché rubato si scrive con due B, rubà? Ma a me non mi risulta sta cosa. No, si scrive con una B, porca p***a!
Federico si scrive con una B. Come Federico, una B.